passione per l'arte nasce quando cominciai a scrivere poesie. Io avevo un'edicola di giornali e lì mi leggevo tutte le riviste che arrivavano sull'arte contemporanea. Quindi ero la persona più informata sull'arte contemporanea che ci poteva essere a Pescara. E da lì, però, volevo continuare a scrivere poesie, però mi sono reso conto che non ero un bravo poeta. Quindi, quando abbandonai questa idea, gli altri mi hanno detto no, tu devi rimanere con l'arte contemporanea, perché noi altrimenti non abbiamo nessuno. E aprì una piccola galleria insieme a questi ragazzi. E da lì che nasce poi, una volta che sei stato preso all'arte contemporanea, poi non la molli più. Questa è la realtà. Così Cesare Mangio il suo 68 l'ha fatto in galleria, aprendo uno spazio diventato ben presto crocevia di giovani artisti intellettuali che discutevano di pittura, ma anche di molto altro. Da questo clima di grande fermento culturale nacquero le prime mostre importanti e arrivarono i protagonisti delle tendenze artistiche emergenti, arte povera, optical art, arte concettuale. E con alcuni di questi artisti si creò un legame che ha lasciato un segno. Mario Schifano ha segnato la mia vita perché era uno di quelli che mi criticava pure, insomma, ecco, non era facile il rapporto con Mario, ma non soltanto con lui, venivano anche altri artisti, c'era una grande discussione. Noi eravamo un gruppo di giovani molto agguerrito e quando arrivavano anche altri artisti tipo Boys e quant'altro, stavamo sempre in prima fila a contestare il loro tipo di lavoro, anche se a volte in realtà ci andava bene, però dovevamo contestare in qualche modo, ecco. Mario Schifano mi ha aiutato veramente tanto. E a proposito di nomi importanti, mi sposterei un attimo Michelangelo per parlare Pistoletto. Di Pistoletto. Avviciniamoci altro agli nome. Specchi. Il rapporto con Pistoletto è stato un rapporto, ed è ancora oggi un rapporto bellissimo. Penso che sia una delle persone più intelligenti del mondo dell'arte. Una delle persone che si appassiona e che comunque non guarda soltanto il mercato, è un artista che si rinnova sempre, ha una grande invenzione, sembra un ragazzino, insomma, ecco, c'ha una grande forza e te la riesce a trasmettere e riesce anche a farti capire che vuole la tua energia e tu riesci a dargliela. E ci sono ancora due o tre nomi molto importanti da ricordare. Ci sta Enzo Cucchi. Ci sta Gilberto Zorio, che è stato uno dei primi che mi ha fatto capire dove sbagliavo, non ha avuto pietà, comunque lo devo ringraziare per questo. E David Demons, grande artista internazionale, uno dei più grossi artisti del mondo in questo momento. Forte di queste relazioni artistiche, Manzo ha anche cercato di allargare il raggio della sua attività puntando su Milano negli anni Ottanta e più di recente su Roma. Sfide impegnative contrassegnate da mostre di rilievo che però si sono esaurite per la mancanza di sostegni finanziari. E a proposito di sfide, quella più ambiziosa è stata lanciata nel 1990, chiamata Fuori Uso. Luoghi abbandonati e degradati di Pescara sono tornati a vivere grazie al potere della creatività artistica. L'idea è nata perché a Pescara, in quegli anni precedenti, ci stavano sia Pieroni che Luigi di Domizio che facevano anche delle grandissime, bellissime mostre. Quindi eravamo in tre e tre fa movimento, venivano da tutta l'Italia a vedere le mostre. E questo non ci bastò, quando non ci furono più, insomma, andarono via, io andammo a caccia di spazi non istituzionali, devo dire che io devo ringraziare tutti i pescaresi, c'era gente che veniva a lavorare dopo aver finito di fare lo stuccatore, il muratore, dice che serve una mano, capisci? Quindi per noi è stata una cosa molto bella. A Fuori Uso i visitatori sono stati decine di migliaia e gli artisti centinaia da tutto il mondo, mentre i più noti critici hanno curato le diverse edizioni e tutto questo ha suscitato un interesse internazionale intorno a questo evento artistico che ha toccato un vertice assoluto nel 95 nello spazio dell'Ex Aurum con la mostra Caravanserraglio, una sorta di alternativa alla Biennale di Venezia. Pescara batte Venezia 2-0, scritto in giornale. Anche perché quella biennale di quell'anno era molto bella, quindi quell'anno ci stavano Cucchi, Chia, Pistoletto, David Demons, cioè il Gotha, Kossuth degli artisti, Vanessa Bicroff, i giovani, Catalan,
tutti quelli che poi sono diventati famosi dei giovani sono passati tutti da fuori uso. E poi dopo niente, poi ci fu anche la musica con i Solisti Aquilani, con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, con la Maria di Buenos Aires, il teatro, la danza. Quindi ogni sera il Pescarese veniva, Enrico Ghezzi che si proiettava film. Quindi era tutto quanto organizzato in maniera che quello spazio lì, come dovrebbe essere oggi, no? Fosse lo spazio dei Pescaresi. Eppure fuori uso, col passare degli anni, è entrato in difficoltà. Non ha trovato interlocutori, non ha trovato sostegni finanziari e davvero rischia di morire? Sì. Mi andrebbe di citare quel film bellissimo di Lina Vertul, Io speriamo che me la cavo. Io speriamo che fuori uso se la cava. Speriamo, perché io penso che ci siano dei politici che sono ancora interessati a dare a questa città una possibilità di questo genere, che tutte le persone dall'estero continuano a dire: ah, sei di Pescara, beata a te che c'hai fuori uso. Questa è la frase più ricorrente. Speriamo che io me la cavo, speriamo che capiranno che forse è il caso di riaprire una discussione sull'arte contemporanea.